Dei. Attenzione a questo qua, perché tutto centrato magari non è, del resto non è che noi qua possiamo vantare le grosse, però sta facendo delle misure che vi invito a guardare. Del resto uno che va di fronte a una folla e gli dice aprite bene le orecchie, non ci stanno più soldi, e viene applaudito, e quella non è la Svizzera, Olanda, è un paese diciamo latino come il nostro, non è una cosa facile. Ha proibito la parola gratis per le cose offerte dallo Stato, perché la gente deve capire che le cose offerte dallo Stato le pagano con le tasse. Nel paese del gratuitamente, vi invito a guardare, io guardo con molta attenzione quel personaggio, che ripeto, tutto esattamente sano non sembra, però le politiche che sta mettendo in atto fanno parte di una rivoluzione liberale che ogni tanto sogno anche in questo paese, poi ovviamente vedremo che cosa combinerà veramente alla fine. Quindi è un modello? Con calma, il modello, vedremo, i modelli si fanno alla fine, non all'inizio, però i primi provvedimenti sono provvedimenti di una persona che si è stancato di raccontare balle alle persone dicendo che c'è sempre lo Stato che ti offre tutto, c'è sempre qualcosa di gratis, e lo sta facendo anche con una durezza che un paese che ne ha vissute tante, come dire, purtroppo era necessaria. Certo, qualcuno che dica, ad esempio in Italia, la patria del gratuitamente, che le cose che lo Stato offre le paghiamo tutti con le nostre tasse, non sono un albero da cuccagna, se ci fosse mi farebbe piacere personalmente, ma non lo vedo in giro.